Ciao a tutti, sono Fabio Costantini, ho 33 anni e ci troviamo nel mio orto. Praticamente siamo sulla Riviera Ligure, per precisione a Rapallo, sulle colline proprio a 3 km dal mare. Coltiviamo 5.000 metri quadri distribuiti nel più tipico paesaggio ligure, ossia terrazzamenti e sentieri scoscesi. Qua coltiviamo come si è sempre coltivato, seguiamo la stagionalità rispettando i tempi, precipitazioni e temperature che caratterizzano questo piccolo spicchio di terra. Piccolo spicchio di terra che, se lo guardassimo dall'alto, è un rettangolo pulito contornato da uno stato totale di abbandono. Perché qua quello che fa da padrone è l'incuria e l'abbandono da parte di ex confinanti che vuoi per poche energie o per questioni economiche o proprio perché non c'è una successione stanno abbandonando tutto. E quando si abbandona un territorio si abbandona anche tutta la tradizione che contiene dal sapere agricolo, quello che erano le loro tecniche, e c'è una cosa di cui posso andare orgoglioso, che dopo tanto tempo, qua in qualche mia fascia, sono tornato a coltivare il grano. Una coltivazione scomoda perché ti occupa 8 mesi, ma soprattutto dove non arrivano mezzi per mietere il grano si fa ancora tutta a mano. Faccio ancora tutta a mano, poco, ma almeno ho il mio pane e la mia farina. Uno dei miei obiettivi principali è cercare di contagiare il più possibile le persone per quanto riguarda questa materia, di richiamare un po', diciamo, il pubblico a una vita, non dico totalmente agricola, ma almeno in parte. E questo come si fa? Tornando un po' ad accudire quei pezzi di terra che magari i nostri cari, i nostri vecchi ci hanno lasciato. E questo permetterebbe di fare un'opera anche di bonifica per quanto riguarda un paesaggio che, se oggi lo guardassimo dall'alto, specialmente in questa zona, ci accorgeremmo che è prettamente abbandonato e lasciato all'incuria e alla decadenza. Il mio auspicio è rivedere altre persone come me ritornare a ripulire, sistemare i propri terreni di famiglia, cercando così di riportare quel vecchio splendore che una volta erano tutti questi terrazzamenti fatti di muri a secco e frutteti e oliveti. Quindi non vedo l'ora di girarmi, guardarmi intorno e sentirmi meno solo. Crescendo questa passione e cercando di comunicarla, ho deciso di appoggiarmi a quelle che sono le piattaforme social, prettamente Instagram, dove ho deciso che con delle foto mirate ho capito che potevo lanciare dei messaggi che non erano ovviamente solo foto di cassette di prodotti finiti, ma anche dei retroscena che stanno dietro a, per esempio, una bella cassetta di pomodori o di patate o di cipolle. Questo mio relazionarmi verso il mondo esterno, seppur comunque rimanendo qua e con uno smartphone in mano, mi ha permesso di mettermi in contatto con tante altre piccole realtà e quindi interagire e formare una piccola comunità virtuale di piccoli agricoltori in cui ci scambiamo semi, tecniche, consigli, ma soprattutto quello che io cerco di fare è farmi portavoce di una zona in cui, ripeto, ormai non si coltiva più se non per piccolo uso familiare o comunque si lascia molto decadere ed è un peccato.